Salve a tutti! Oggi siamo qui per riprodurre un classico nella pasticceria indiana, ovvero un dolcetto molto semplice nella sua forma, però effettivamente ha bisogno di essere preparato con la giusta tecnica. E oggi andiamo a vedere. La spezia che vediamo in primo piano oggi è questa, ovvero il cardamomo. Il cardamomo, molti di voi lo conosceranno, so che molti mi raccontano sempre di utilizzarlo in piatti salati, ma effettivamente nella cucina indiana è molto più frequentemente accostato a piatti dolci che a piatti salati. Comunque, oggi utilizzeremo le bacche di cardamomo. Avevo già fatto un video dove spiego di come ottenere la sua polvere e andiamo a vedere. Queste sono le nuove pratiche Pusher dove troverete comunque tutte le spezie. L'importante è che sia un cardamomo di ottima qualità, un po' come questo che adesso vi faccio vedere. Guardate il suo colore come verde intenso e questo è già simbolo di qualità. Il cardamomo indiano è molto più buono rispetto a quello che si trova in giro un po' più appassito che magari arriva dal Sud America. Questa è la mia opinione, comunque è quello che io riesco a reperirvi, quindi è molto buono. Qui dentro, in questo cardamomo, osserviamo che ci sono praticamente queste bacche con dentro questi piccoli semini. L'aroma del cardamomo sta proprio nei suoi semini, quindi quando noi andremo a aromatizzare dei dolci andremo a strappolare i semini, come ho fatto vedere nel video precedente, e andare a estrappolandoli, andare poi a ridurli in polvere e aggiungerli alla nostra ricetta. Una volta aver suddiviso i semini dalle bacche, scartiamo queste. Infatti, poi state attenti a comprare quello già tritato in commercio, già in polvere, perché molte volte ti rifilano comunque per il costo, ti rifilano anche le bacche, che va bene nel dentifricio che avevo fatto io, ma nella cucina danno anche fastidio. Quindi, poi un metodo per renderle in polvere: o le si spaccano col mortaio, magari qualcuno che ha un mattarello può andare a rollarle sopra e andare a ridurle in polvere il più che si può. È un procedimento che ci mette un attimo, oppure con un vasetto di vetro, una bottiglia. L'importante è che le rendiate in polvere. L'altro ingrediente di cui vi volevo parlare è questo, ovvero la farina di ceci indiani. È molto differente dalla nostra in quanto la qualità del cecio dalla quale poi lei viene prodotta è totalmente differente e quindi non avremo lo stesso risultato. È acquistabile sul sito di shakari.it. Allora, il ghee, che è il burro chiarificato indiano, essenziale per queste ricette. E infine abbiamo in questo caso lo zucchero a velo, quindi una, due e una di zucchero. Questa è la proporzione ideale per questa ricetta. Sono andata a mettere in una padella tipo wok, con un fondo non troppo spesso e di facile comunque conduzione di calore, il ghee, questo burro chiarificato indiano. Accendo e andiamo a farlo sciogliere. Vedete come si scioglie facilmente? Questa è la qualità del ghee, è proprio un burro chiarificato. Una botta di calore o comunque una temperatura calda lo sciolgono facilmente. Non facciamo brustolire il tutto, stiamo attenti alla fiamma, mi raccomando. Eccoci qui, una volta sciolto completamente il ghee, andiamo a metterci la farina. Tutte e due le tazze. Non vi spaventate se è così tanto grassa la ricetta, purtroppo se non abbiamo abbastanza grasso poi non riusciamo ad andare a lavorare il tutto. E adesso il lavoro che dobbiamo fare è far incorporare la parte grassa alla farina e stare attenti mescolando continuamente il tutto in modo che non si bruci e in modo che pian piano tolga i grumi ed arrivi a un effetto più omogeneo. Ecco i grumi come pian piano arrivano e pian piano si dissolvono. È normale che ce ne siano. Accarezziamo e giriamo il tutto in modo che mescolando andiamo a tostarlo e andiamo a, non so come spiegare, però a cucinare questa farina di ceci che effettivamente è cruda e da cruda deve assumere un gusto, una testura cotta. Mescolando il tutto
andiamo a notare che prende di consistenza. Se prima era una cosa molto liquida, adesso inizia ad avere una bella consistenza. Dunque, la farina come si comporterà? All'inizio è abbastanza liquida, poi diventa abbastanza consistente. Nel frattempo che noi comunque mescoliamo e mescoliamo, e inizi a sentire il profumo di farina di ceci tostata, che prima ha un profumo di farina cruda, di cicio crudo, allora piano piano lei torna ad essere abbastanza morbida e questo è un ottimo segnale. Quando dopo 5 minuti che abbiamo questo segnale in cui lei torna ad ammorbidirsi, cioè praticamente il ghee è entrato e sta riuscendo dalla farina, allora ci buttiamo 2 cucchiai d'acqua. Questo è l'ideale che si va a creare quando aggiungiamo l'acqua. La testura, vedete, si va un po' a arricchire di bolle d'aria e va un po' a fare questi leggeri grumi. Questo poi creerà un dolcetto molto più fragrante, molto più interessante da andare ad addentare, invece che il classico tutto compatto. È un piccolo trucco di pasticceria indiana. Allora, tolto dal fuoco, continuiamo a mescolare in modo che comunque la pentola, ora che si raffredda, non va a bruciare la parte sottostante. Aggiungiamo la parte del cardamomo in polvere. Io l'ho lasciato leggermente più grossolano. Potevamo aggiungere anche, secondo me ci sta molto bene, la cannella. E lasciamo raffreddare il tutto. Ecco qui, allora, come dicevamo, la consistenza, una volta raffreddata la massa, diventa di questa appunto testura, diventa tra un burro di arachidi e un miele, una cosa del genere, che poi profuma tantissimo. Adesso allora andremo ad aggiungerci lo zucchero. Adesso magari molti lo reputano troppo dolce. Allora, vedete voi quanto aggiungercene, è una cosa anche un po' personale. Una volta incorporato bene lo zucchero, poi andremo a fare le palline con le mani. Assaggiate comunque il composto e vedete se lo zucchero è già abbastanza per voi, altrimenti vedete voi se aggiungerne altro o no. Sicuramente è sempre meglio setacciarlo comunque lo zucchero vero. Cosa che mi sono dimenticata di fare, scusate, nel frattempo che facevo le riprese. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi anche voi, altrimenti rimangono questi granellini. Beh, pian piano comunque leggermente ancora la massa è calda, si scioglieranno pian piano, però è sempre meglio non averli. Pian piano che aggiungiamo lo zucchero, che è questo zucchero a velo, la massa si addensa. Eccoci qui, una volta raggiunta la consistenza, mi sono lavata un attimo le mani, vado a prelevare una parte dell'impasto, lo giro velocemente perché dopo comunque sappiate che abbiamo le mani molto calde, il ghee si inizia a risciogliere e andiamo subito a depositare la pallina, quindi deve essere una cosa abbastanza veloce. La pallina la depositiamo nel nostro piatto, andiamo a farla raffreddare in frigorifero o la teniamo in un luogo fresco, in quanto poi il ghee piano piano risolidificandosi va a creare ancora lo stato più solido. Vedete qua? Questi sono quei difetti che abbiamo avuto prima per il problema che abbiamo creato con il problema dello zucchero. Quindi state attenti, ragazzi, mi raccomando. Il laddu deve avere una bella forma tipo una polpetta, ecco. Sono grandi come una polpetta in generale. Poi, se volete farle più piccoli, tipo praline, regolatevi voi, questa è una vostra scelta. Adesso ho fatto le palline e praticamente le ho appoggiate su un piatto. Effettivamente sono un po' deformi, ma perché il ghee comunque è ancora abbastanza caldo. Quindi se vorremmo correggere questo difetto, possiamo inserire un attimo il piatto in frigo, aspettare una decina di minuti, andare a riprendere le palline e andare a rimodellarle. Così riusciremmo ad avere una forma un po' più rotonda. In questo caso non mi interessa, mi interessa comunque che siano buoni. E altra cosa, potevano essere guarniti con dei pezzi degli anacardi, mandorle incastrate sopra, sulle parti comunque della superficie, oppure poteva essere messo anche nell'impasto un mix di frutta secca. In questo caso li ho fatto semplici perché comunque mi interessava, mi premeva farvi vedere la tecnica. E quindi dai, aspetto le vostre foto e aspetto le vostre reazioni alla ricetta. Ciao e buona giornata!